Ciao ragazzi, sono Marco e siamo qui di nuovo su The Escapist perché dobbiamo fare la nostra fuga. Allora, qui poi io non avevo salvato, sì che mi sono creato un nuovo personaggio, ma non ho fatto praticamente niente, credo. C'ho un poster, una Razor Blade che non so a cosa mi possa servire, svegliate avanti. E abbiamo un piano ora, ragazzi. Salve, qui mi tocca restare. Abbiamo un piano, ovvero rompere le pareti, ma avete detto si possono rompere con la forchetta, col cucchiaio si possono tipo scavare e con ho scoperto appunto che se scavo mi serve il legno e per tagliare poi fuori ci sono le recinzioni, mi serviranno quindi anche i coltelli. Possiamo andare a mangiare per favore, dovevi andare a lavorare, grazie. Tra l'altro, mi avete anche detto prendi le coperte, ma come si fanno a prendere? Cioè, ci devo cliccare su? Ah no, ok. Posso prendere anche questo? Ok, amico. Mio inventario è pieno. Allora, non è questa la mia cella è questa, quindi allora. Ecco, qui è proprio pieno, ragazzi, perché c'è un casino di roba, c'è questo comb che non so cosa sia. Questa è la medicina, sapone. Quindi posso a questo tipo qui? No. Allora, siccome quello che ci interessa a noi è rompere un determinato muro, ovvero metto qua e rompo. Non posso rompere questo. Ah, ho capito. Questo io come fa a buttarlo? Ok, ho capito ragazzi come si tolgono gli oggetti. Quindi proviamo a fare. Ok, stiamo scavando. Con la forchetta come avete detto voi. E tra l'altro potremmo fare anche una chiamata. Però non so se converrebbe. Quindi devo andare a lavorare. Allora, andiamo prima a lavorare. Ma se io tagliassi queste grate qui. Questa mi sa che non si può perché è troppo. Questo non va bene. Se io provassi a scavare, ragazzi, potrei provare a scavare. Ah, andiamo così. Un attimo, un po' di ordine dobbiamo fare, per favore. Allora, andiamo. Dov'è la lavanderia? Io lavoro in una lavanderia, mi scusi, dov'è? Ah, eccola qua, ok. Posso entrare? Leisure. Il mio lavoro è leisure. Dov'è leisure? Cosa? Dove lavoro io? Vabbè ragazzi, niente, non andremo a lavorare, non so dove si debba andare a lavorare, pace. Se io volessi provare a fare un crafting mettendo questo e questo, che mi succede? Niente, ecco. Questo? No. Come si fa ragazzi il crafting? Aspettate, bad shit. Questo e questo? No. Non lo so. Volevo fare quel letto particolare, ma non so come funziona. Ecco, sì, è un problema però. Andiamo a roba con gli altri. Te cosa hai messo qui dentro? Aspetta, amico. Vediamo che c'ha qui dentro lui. Va bene, niente di interessante. Anche lui non c'ha niente interessante. Abbiamo preso un sacco di forchette, ragazzi, quindi andiamo subito a tagliare. A distruggere la nostra parete, che non è qua. Tanto, ragazzi, potete dire nei commenti dov'era il luogo dei leisure? Cioè, dov'è che dovevo lavorare io? Non mi capito io. Che ragazzi, manca pochissimo. Tra poco dobbiamo andare alla chiamata. Ecco, appunto, dicevo, dobbiamo andare alla chiamata. Tanto cuscini, roba, coperte interne. Sì, ci sono, ci sono. Ci sono? Avete visto? Posso andare, non è che. Bravi, terre, diciamo, bravi, avete fatto un ottimo lavoro, io me ne vado intanto, ok. Perché la volta scorsa, cioè la mattina non ti fanno andare via. Ah, ok, pensavo già mi volessero uccidere male. Devo andare subito a prendere un altro coltello. Ok. Prendo anche la forchetta, non si sa mai. E dobbiamo andare subito a scappare, ragazzi. Secondo me mi vedranno, perché non ho. Ecco appunto, perché non ho messo le. Diciamo i poster davanti alle sbarre. Non mi vedere, non mi potrai mai vedere, amico.
Proviamo a togliere questo, dai. Allora, scava. Ancora. 8%. A poco. Non so quanto potete vedere, ragazzi, in questo gameplay, però. Mettilo, mettilo, via. Perfetto. Ok, ragazzi, siamo da quell'altra parte e qui non ci possono vedere. Cos'è questo? Abbiamo una corda. Va bene. Qui, vabbè, è tutto chiuso. Ragazzi, mi hanno visto. Hanno visto che ero in quella situazione, nel senso che hanno visto che non c'ero nel letto. Dovremmo rifare tutto. Ah, però dai, qualcosina è rimasto. Aspetta, qui quanto mi hanno lasciato? Ah, più o meno tutto mi hanno lasciato. Dobbiamo riuscire più che altro a trovare il modo per fare quel... Come si dice? Per fare in modo che il materasso finto è di mettere la roba alle finestre, alle sbarre. Alle finestre mi sa che non ci sono. Comunque, ragazzi, spero che questo secondo video di The Escapist vi sia piaciuto. Se così fosse, mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere. Io ora dovrei salvare. Bella, ragazzi.